Poco tempo fa è crollato pensate un palazzo a Miami, Stati Uniti d'America, e un vigile del fuoco è intervenuto in maniera provvidenziale trovando il corpo ormai privo di vita della figlioletta di soli 7 anni di età che era presente tra le macerie. La scoperta davvero macabra è stata compiuta giovedì nella notte. I soccorritori stavano continuando a scavare per cercare eventuali superstiti ma anche eventuali vittime, e ovviamente la scena in questione ha lasciato perplessi e sconvolti tutti. Il palazzo è stato un palazzo ovviamente importante, ubicato nella parte più importante, chiamiamola proprio, di Miami, Stati Uniti d'America. Questo crollo ovviamente ha sconvolto tutti, nessuno escluso. Vi ricordo che il capo dei Vigili del Fuoco, di nome Joseph Zalbaran, ha fatto sapere proprio che tutto il corpo delle forze speciali e dei Vigili del Fuoco si stringe nel dolore nell'apprendere che purtroppo un loro membro ha trovato la figlia priva di vita a soli 7 anni di età tra le macerie. Insomma, il corpo è stato ritrovato da lui stesso, da questo padre di famiglia. Il palazzo è crollato, ripeto, a Miami. Il vigile del fuoco ha fatto questa macabra scoperta. Ovviamente nell'uomo si è instaurato, chiamiamolo la sensazione della tristezza e della paura più profonda che ci sia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al canale, mandatevi italiano, commentate. Un saluto caro e al prossimo video.